Ho proprio voglia di fare un nuovo podcast. Oh, dai! Sì, divertente, che spieghi delle cose, magari con degli aneddoti che coinvolgano. Sì, dai, mi piace. Lo chiamerò Moriremo Tutti. Moriremo Tutti, ma non era divertente. Moriremo Tutti, l'allegro podcast che parla di assicurazioni sulla vita e non solo, che induce a gesti scaramantici, ma ti diverte anche un sacco. Cercalo sulla tua app di ascolto preferita. E ora un consiglio dal Voice Network. Hai mai pensato che la casa di carta parla di blocchi, che il trono di spade spiega benissimo i traumi e che una mamma è meglio non averla per amica? Io sono Alessia e sono una psicologa. E io sono Giorgia, estivo di serie TV. E ogni sabato ti aspettiamo con TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni e i grovigli vari. Cercalo sulla tua app di podcast preferita. Mamma mia ragazzi, Neck e Renga stanno facendo delle promozioni su TikTok. Voi non le vedete, io le vedo perché so leggere i numeri, perché appunto ci lavoro, e stanno facendo delle promozioni per spingere in maniera veramente boomeristica e per mostrare che sono ancora in tendenza. Cioè questo è il modo in cui sono capitalizzate queste promozioni, quando in due attualmente veramente non fanno uno. E non è un attacco, io sono un fan sfegatato di Neck, certi brani, Lascia Che Io Sia, in verità Lascia Che Io Sia è stata l'ultima grande hit, quindi assolutamente non ho sbagliato canzone, ma così come Renga, cioè capirete, ha fatto Angelo nel 2004, mio fratello si chiama Francesco perché mia madre ci andò in fissa, dice San Francesco, sì, per Francesco Renga, che gli pure piaceva, quindi capirete. Mi piacciono tantissimo, ma molte loro canzoni, non una, però cioè c'è questa cosa del rilancio e della una tipologia di promozione che stanno facendo, esasperata a far vedere. Questo è il concetto che mi fa un po' strano, che è una tipologia di promozione che non è che porta a molto, perché secondo me insomma loro giustamente devono rilanciarsi sui nuovi social, stanno cercando di sfruttare questo Sanremo veramente per riniziare a contare qualcosa a livello discografico, e il fatto che debbano andare insieme per essere selezionati è emblematico per due personaggi di altissimo livello artistico, con una grande caratura, e che insomma hanno veramente fatto una parte di storia della musica commerciale pop italiana, che è brutto dire commerciale perché erano due cantautori pop, ma cantautori per lo stile, non so se Renga si scrive i testi, ora non ricordo bene, e quindi di conseguenza un attimo sono un po' spiazzato. Anche se insomma mi aspetto tanto, c'è anche qui Last Call per loro, come con l'Amoroso, cioè sti due se non spaccano, se non fanno almeno un disco d'oro, che sarebbe anche poco, perché poi disco d'oro 25.000 copie, la metà sono bottate, e non sto parlando di loro, sto parlando del mercato in generale, insomma anche lì è un bel fallimento. Però gli auguriamo il meglio a loro due e che portino in questo festival un odore di tradizione, ma fatto bene, che ci entri dentro, che ci faccia rabbrividire in senso positivo, perché sono due artisti che ci hanno fatto sognare, insomma. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.